La consueta levataccia per la tappa all'alba ha visto i personaggi del Tour de France sfidarsi sul famigerato muro di Padaro con pendenze da brivido. Una prova breve ma decisamente intensa, e anche se non bisognava arrivare per primi. Infatti, la formula di quest'anno prevede di dichiarare il tempo di percorrenza e la posizione di arrivo prima della partenza, appunto. Alle 6:30 l'avvio e via sulla rampa di Varignano che mette a dura prova qualsiasi ciclista. Naturalmente anche quest'anno qualcuno si è presentato ancora in pigiama o chi con la barba fatta a metà. Ma si sa, al Tour de France la professionalità è un optional, lo spettacolo viene prima di tutto. Per la cronaca, ad indovinare per soli 7 secondi di differenza sul tempo dichiarato prima del via, è stato lo specialista dell'alba, ovvero Ciuccia Rodelle Alessio Pederzolli, che c'entra il poker di specialità. E che ora veste anche la maglia gialla di leader della classifica in comproprietà con Mister F Andrea Suman. Dopo aver terminato la prova, la trentina di personaggi con ancora evidenti borse sotto gli occhi hanno avuto modo di fare un'abbondante colazione presso l'albergo Anna Maria di Padaro, aperto praticamente solo per loro.
Allora, oggi è stata dura, però siamo stati premiati dalla bella giornata. Ecco, questo è l'ultimo arrivato. Sì. Dunque, dovevamo dichiarare il tempo a Varignano della partenza della rampa di lancio, insomma, per l'inferno, questo è il muro di Padaro. E tutti dovevano dichiarare il proprio tempo e cercare di indovinare come la formula di Tenno e anche la posizione. E qualcuno ha sbagliato di un minuto, due minuti, ma i più bravi che si conoscevano hanno imbroccato il tempo, insomma. Comunque dura per tutti, perché chi mette 10 minuti, chi ce ne mette 25, la pendenza parla chiaro, 20% in alcuni tratti, per cui maggioranza rampichini e addirittura una bici elettrica e di quello che ha filmato col drone. Che dire, un posto meraviglioso, Padaro, quando arrivi alla curva che vedi giù il lago è fantastico. E adesso, come premio, una bella colazione all'albergo Anna Maria, che la signora ci ha preparato per noi, una vera colazione da Tour de France, con soppressa e quant'altro per renderci felici. Il prossimo appuntamento sarà tutt'altra roba, cioè un tappone virtuale al campo di beach volley dei Sabbioni, la consueta tappa delle biglie. Le biglie, come una volta, si gioca sulla pista di sabbia con tanto di gran premi da montagna e pavé e quant'altro. E lì vince chi arriva prima, ci saranno delle batterie, semifinali e finali. Si gioca il 28 di luglio ai Sabbioni, l'appuntamento è lì.